Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Aldo Laddomada, giocatore del Real Mirafiori. Un pareggio importante in casa dell'MF, un pareggio che vi permette di spareggiare in settimana contro lo Sportiamo per rimanere in C1. Sì, per fortuna questa è una grande occasione che ci è stata data. Non siamo riusciti purtroppo a vincere, ci mancava il capitano, ci mancavano due o tre elementi importanti. Per noi non è una vittoria questa andare a spareggiare, noi dovevamo assolutamente salvarci, anche se abbiamo avuto un anno molto difficile. Ci siamo allenati poco, gente chi per infortuni, chi per lavoro. Purtroppo capitava anche settimane dove facevamo un allenamento di mezz'ora e non basta, non puoi giocare in C1 senza avere fiato, senza avere gambe, si è visto anche oggi comunque. Prendiamo positivamente questo pareggio, e prendiamo positivamente il pareggio che hanno fatto anche dall'altra parte, e la prossima settimana ci giocheremo tutto con una grinta che dovremo trovare tra di noi, con le parole del mister nel cuore del Real Mirafiori. Quanto pesano però gli errori di oggi sotto porta? Un Real Mirafiori che ha saputo creare molto, ma però quando si trovava poi lì a tu per tu col portiere avete avuto diverse occasioni non sfruttate. Verissimo, però come ti dicevo mancavano i due o tre pivot che di solito abbiamo di riferimento davanti. Non allenandoci non possiamo neanche mai provare a tirare, quindi oggi abbiamo messo in campo giusto quelle due o tre situazioni difensive che abbiamo provato durante l'anno e ci hanno permesso di non prendere più di due gol, quindi di tenere sotto sommato una difesa abbastanza buona. È ovvio che oggi là davanti abbiamo fatto male perché abbiamo fatto solo due gol, abbiamo avuto tantissime occasioni e soprattutto dobbiamo fare più gol. Abbiamo avuto 3-4 palle tu per tu col portiere che si deve fare gol, senza ombra di dubbio. Adesso appunto la partita con lo Sportiamo, che partita ti aspetti e soprattutto cosa dovrà fare il Real Mirafiori per vincere questa partita? Ma sicuramente in una settimana non potremmo prendere tutte quelle ore di allenamento perse, questo senza ombra di dubbio, quindi dovremo puntarla molto sulla grinta, come dicevo prima sulla voglia di rimanere in C1, quindi sui singoli giocatori, sulle caratteristiche singole di ogni giocatore e con la speranza che appunto sotto porta, come dicevo, un po' più cattivi, solo quello. Luca Sfenti, giocatore dell'MF. Luca, un pareggio contro il Mirafiori, una parità di fine stagione per voi, adesso l'obiettivo sono i playoff. Tre gare fuori casa, tre gare da non sbagliare per coronare un sogno che l'MF ormai culla da ormai troppo tempo. Sì, per noi oggi era per fare fiato, abbiamo fatto riposare gente che ovviamente ha giocato tanto durante l'anno. Il nostro obiettivo da sabato, andiamo a fare tre partite difficilissime fuori casa e staremo a vedere ogni sabato. Diciamo che il rischio di perdere qualche punto vorrebbe dire poi salutare l'obiettivo finale. Ecco, una squadra la vostra che era partita un po' male, poi vi siete riusciti a riprendere man mano con le giornate che passavano, recuperando anche giocatori importanti. Adesso ovviamente, come dicevi tu prima, tre partite dove non si può sbagliare. Sì, noi l'MF comunque ha fatto tutto il girone d'andata con tanti infortunati e ha perso qualche punto per questo motivo e di sicuro anche per meriti degli avversari, no? Perché comunque altre squadre hanno probabilmente meritato di essere più in alti di noi in classifica. Vediamo, sono tre partite uguali sia per noi che per le altre tre. Chi è più bravo va a fare i nazionali. Questa partita, dicevamo prima, contava forse più per gli avversari che non per voi. Il Real Mirafiori infatti si giocava la salvezza diretta, visto che anche Chiavazzese e Sportiamo erano impegnate in questa lotta per non retrocedere. Come viste i tuoi avversari che ora giocheranno lo spareggio, quindi con lo Sportiamo in settimana? Sì, noi sapevamo che avevano indubbiamente più stimoli rispetto a noi per questa partita. L'hanno preparata molto molto bene, secondo me ci sono venuti a prendere nel modo giusto, comunque il loro mister li ha messi in campo, secondo me, dandogli gli stimoli giusti per affrontare una partita del genere.